Oh, adesso finalmente, dopo 3 serate, ho il mio piccolo momento di gloria, perché vi ho preparato un numero particolarissimo. Io canterò una canzone completamente intonata, con una chitarra completamente scordata. Siccome è un numero difficile, ho bisogno del vostro massimo supporto e della massima concentrazione. Eccoci qua, finalmente, con questo numero eccezionale! Lo faccio da sola, tu mi deconcentri. Tu lo fai da sola? Dai, ti posso venire qui, sono aiutato, fregato. Vabbè, dai, hai ragione, quel che è vero è vero. Allora vai a prendermi la chitarra. E mi raccomando, scordala. Adesso torna, facciamo il numero. Un po' di pazienza. E la chitarra? Anche il microfono. Bisogna avere proprio tutto. L'ho scordata, ho scordato anche il microfono. Ho scordato tutto, sì, ho scordato la medaglia. Ma la devi prendere la chitarra, vai a prendere la chitarra. Vado a prenderla. E mi raccomando, scordala. Scusate. Non ho capito perché. La chitarra? La chitarra, perché devi scordarla, l'ho scordata. No, ma la chitarra la devi prendere, devi scordare le corde. Ma cosa se ne fa di una chitarra con le corde scordate? L'età è proprio... Ecco, pronti iniziamo, la chitarra. E le corde? L'ho scordate. Faccio da solo, ho capito. Scusa, ma vedete che ho la chitarra, senza scordate, senza corde. Anche qua, c'era bisogno. Ma quelli lì sono dei chitarristi seri. Perché sì, posso... Però... Ora, come vi dicevo, eseguirò questo numero da sola, però ho bisogno di voi, no, mi raccomando. Allora, da sola. Cioè, un minimo di una particina, qualcosa fai fare anche a te. No, però tu mi deconcentri, Paolo, vedi? Ma dai, ma... Siamo qui, siamo liberati dei fratelli che ero. Almeno fammi partecipare a questa cosa, dai, sono qui, io poi so suonare. Mi faccio aiutare? Sì. Va bene, dai, allora tieni, accompagnami. Dove andiamo? Come dove andiamo? Al bar, dove andiamo? Signori e signori, scusate, 5 minuti, noi andiamo al bar, ma poi torniamo. Paolo, ma cosa dici? Accompagnami con la chitarra! Ma... Allora, sta chitarra... Ecco la chitarra, cosa devo fare? Non ho capito! Vienimi dietro! Ma dove vai? Vienimi dietro con la chitarra! E ce l'ho con la chitarra! Te, pronti con la chitarra! Dove dobbiamo andare? Dai, andiamo in 4! No, allora, io ho una certa età, queste cose non le faccio. Le orge ai miei tempi... Ma cosa hai capito? 4/4, il tempo musicale! Ah, tempo musicale! Sì, allegro andante, allegro ma non troppo. 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 Vabbè, ma non va bene, allegro ma non troppo. No, allegro al motivo. Musica. Dai, vai là. Vai là. È finito il palco. Dov'è? Vai là la nota. Ah, la nota. Ma allora dillo. Va bene, anche te, cioè, ti spieghi e io. Io, colpa mia adesso. Scusa, chiedi a loro. La chitarra scordata, vai là, devo fare le orge, dai. Vabbè, sì, canta tu. Signore e signori, canterò io. Yesterday! Ma cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Non è sul copione. Cioè, il pubblico italiano, tributo a Morandi, devi cantare in italiano. Ieri! Come ieri? Yesterday, ieri. È difficile, difficile, difficile fare qualcosa di bello per voi con lui. È complicato. Dai, allora, vieni qua, prenditi il centro del palco. Ti presento adesso. Allora, signore e signori, Paolo vi canterà Una sera è maggio. No, allora, siamo a giugno.
stasera è una sera di giugno, se lo facevamo ieri era una sera di maggio, ma oggi è una sera di giugno. Paolo, una sera di maggio è il titolo della canzone. Andiamo avanti, prendi il centro del palco. Quando viene appuntamento? Ma adesso devo prendere l'appuntamento per cantare. Quando viene appuntamento? Non so quando viene appuntamento, quando c'ho tempo vengo l'appuntamento. È l'inizio della strofa, dai! Dobbiamo fare. L'inizio della strofa, quando viene appuntamento? Non c'ho tempo. Guarda mare, guarda monte. Qua non c'è, nel mare, dov'è che devo guardare? Si te parla, non risponde! Ma chi è che ti risponde? Ma è il testo della canzone, devi solo ripetere quello che ti dico io e basta! E basta! No, dai, non così! È difficile, difficile. Smettila, dai! Che più scemo, io o te? Te! Vabbè, io me ne vado. Bravi! L'idea è stata sua, io quindi ci prendo la responsabilità. Un grande applauso per Francesca!